Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto di nuovo su Creativerse. Allora ragazzi, un attimino, solo due secondi, perfetto. Diamo il via al, diciamo, a un conto alla rovescia per tenermi il tempo, perché sennò ragazzi faccio dei video lunghissimi. Allora, ho scoperto molte cose ragazzi, ho tamato un po' di animali, sono riuscito a rietamarlo, ragazzi, finalmente sono riuscito, perché me lo sono trovato davanti all'improvviso, ho dovuto tamarlo e non stavo registrando in quel momento, vi chiedo scusa, però sono riuscito, si è incastrato di nuovo in qualche blocco e sono riuscito. Meno male che questa volta non è buggato. Ho tamato questo uccello ieri, me lo sono trovato anche lui davanti all'improvviso, come questi tre praticamente, lui. Sono riuscito a tamarlo, lui è stato, vi dico che tamare loro è abbastanza veloce, lui è stato un po' più difficilino, l'uccello anche perché lui vola, quindi non è che vola in alto, però si alza, si sposta, è abbastanza difficile tamarlo. Lui è stato veramente velocissima la cosa. Allora, vi volevo intanto far vedere un attimino questi qui. Allora, lui praticamente adesso cerca il cibo e vuole la torta. Allora, questa torta qua, ragazzi, io ho fatto dei tentativi e adesso vi farò vedere. Intanto diamogli da mangiare questa torta. Ok, allora, lui vuole invece la zuppa, che noi... mercoledì forse non ce l'abbiamo, dovrei forse averla, però non mi ricordo bene, ma mi sa, allora voi guardate qua, manca un po' di roba, ragazzi, non fateci caso, ma è perché sto aggiustando, vi faccio subito vedere cosa sto facendo, ragazzi, sto facendo delle stanze, come potete vedere, 4 per parete, così queste verranno tolte tutte e ci saranno delle stanze, ogni stanza avrà il suo, ad esempio un'ipotesi qua, per dire, i minerali, qua ci saranno i vegetali, tipo piante, fiori, eccetera eccetera, qua ci saranno tante altre cose, tipo ad esempio qua potremmo mettere l'alunite, il diamante, il ferro, l'ossidiana, tutte le cose che andranno poi, tipo i metalli, possiamo mettere i metalli, tutte queste cose qua, farò una cosa del genere, perché purtroppo avevo impegnato quasi tutte le casse e ho dovuto per forza fare una cosa del genere perché mi mancava. Ho delle casse diverse però che dovrò mettere, perché se no queste qua ragazzi mi costano l'ira di Dio. Allora, volevo farvi vedere intanto un attimino come si faceva uno la zuppa, quindi la zuppa si fa in questo modo ragazzi, allora ci va il liquido, poi il vegetale, e ci va, vediamo un attimino se ci vanno le rape, sì, possiamo utilizzare le rape e ne facciamo subito due, anzi 4, e ce le prendiamo. Poi andiamo a cliccare su la torta, allora la torta invece ci va il grano, poi ci va, ecco una cosa che non ho preso e che purtroppo non abbiamo, fatemi vedere un attimino perché non mi ricordo questo. Ah, vuole il panino,
vuole il panino, vuole quel panino. Allora, vuole quel panino lì, vuole. Allora, panino vuole questo. Panino, il vegetale e poi no, allora essere con questo allora facciamone ci mancano i funghi, vabbè, ma non fa niente, ne abbiamo già due, quindi non è un grosso problema. Allora, prima di tutto, per fare la torta, la zuppa l'abbiamo fatta, dobbiamo andare da questo uccellaccio e dargli da mangiare il nostro panazzo, ok? Poi dobbiamo aspettare un attimino, ci va un pochettino di tempo. Intanto noi diamogli la zuppa a questo nostro pistolone qua, che l'ho chiamato Salterino, ragazzi, perché è un po' saltella un po'. Allora adesso dobbiamo aspettare e poi dobbiamo aspettare un attimino un drop particolare di quest'uccellaccio che è chiamato egg e sarebbe l'uovo. È un uovo un po' particolare, sembra un po' una pigna. Poi vi faccio vedere. Intanto avevo raccolto tutte le rape da là. Ho contato più o meno ci vanno 150 semi per coprire tutto là, poi lo farò e vedremo un attimino. Allora, intanto, allora, loro sono ancora per il momento tutti vivi, ragazzi, quindi adesso, anzi, vi faccio vedere subito una cosuccia, anzi, ve la faccio vedere dopo perché volevo aspettare un attimino. Allora, fatemi vedere solo se ho quello che può interessarsi. Sì, perfetto. Allora, facciamo così e posiamo, lo mettiamo qua. Allora, volevo vedere solo una cosa. Per fare una zuppa, se io gli mettessi liquido, gli mettessi questo e gli mettessi il vegetale e gli mettessi l'ingrediente tipo questo, potrebbe andare bene. Quindi anche col liquido potrebbe Molas. Non ho capito con questo Molasses che cosa si fa, ragazzi, devo ancora scoprirlo e sto cercando ma non ho ancora capito. Allora, vi faccio vedere una cosa, intanto facciamo così. No, orto no, andiamo di qua, vi faccio vedere una cosa, cosa sto combinando e cosa ho fatto. Allora ragazzi, lì c'è casa nostra, se voi vi ricordate qui c'è la nostra il nostro mob spawner, vi ricordate? E sul fianco da questa parte di qua sulla mia sinistra praticamente c'è c'era una montagna, ragazzi, questa era la montagna, non c'è più. Ho spianato tutto, qua c'è rimasto un blocco lì che non ho capito perché ci fa, cosa ci fa quel blocco lì, e quindi adesso purtroppo lo andrò a prendere. Vediamo un attimino. No, ho sbagliato tutto. E voilà.
Allora, questa ragazzi è una costruzione mastodonte, guardate che bestia di una costruzione, devo ancora finirla, ragazzi. Questa sarà la nostra mob farm. Io porterò qua tutti gli animali che noi tameremo e li porterò tutti qua dentro. Qua ci sarà un giardino, qua ci sarà un ponticello, esattamente qui. Vi voglio far vedere un'altra cosuccia, ragazzi. Vi ricordate quelle caverne che avevamo visitato? Guardate attentamente cosa c'è lì sotto. Ci sono le torce. Sotto lì c'è una caverna. Una di quelle che abbiamo visitato. E qua io ho buttato giù tutto con la TNT, con le bombe e con gli escavator. Allora, con gli escavator, io adesso però ragazzi andrò un po' lontanino perché non voglio rovinare il nostro paesaggio. Possiamo provare ad andare, vediamo le nostre caverne. Polvere da sparo. Allora, ho fatto anche la carta da culo, la carta igienica. Allora, la carta igienica, ragazzi, viene utilizzata come proiettile, come le pigne praticamente. Allora, qua abbiamo già delle bombe che noi faremo così, però noi adesso dobbiamo, intanto visto che siamo qua, facciamo che fare una cosa, vediamo un attimino tu. Perfetto, allora, guardate cosa ci dà, ragazzi. Un uovo, quattro ossa e quel ingrediente verde. Allora, facciamo così e ti do una bella lavatrona. Perfetto. E tu sei felice e contento. Adesso tu, guardate cosa ci dà questo, ragazzi, eh. Tan, un fracco e mezzo di roba e 666 Arkstone. Una bella lavatina anche a te. Perfetto. Adesso con le nostre uova, ragazzi, quindi poi craftiamo un po' di roba insieme, vi faccio vedere. Allora, con le nostre uova dobbiamo andare a fare, poi ci va l'uovo, poi ci va il liquido mettiamo l'acqua, dai. E poi ci va l'ingrediente. Allora, l'ingrediente ci va questa. E viene fuori la stessa torta che vuole il miru, praticamente. Ok? E noi ce la facciamo. E ce la succhiamo. Questo ingrediente qua, ragazzi, vi faccio vedere come si fa. Perché è un ingrediente particolare. Si fa praticamente con questo, vedete, nella fornace, nella forgia. Ok? Basta che lo mettete qui e mettete il carbone e voi lo fate. Vedete? Facciamone un pochettino, che tanto questi ci servono, sono ingredienti. Per adesso ne abbiamo, comunque facciamone un pochettino. Adesso abbiamo la torta, ragazzi. Diamogli la torta a sto pistolone. Dov'è la? Eccola qua, la torta. No, ma noi gliel'avevamo già data la torta. Sì, devo solo raccogliere. Allora, ragazzi, devo solo. La torta gliel'avevo già data. Guardate cosa ci dà lui. Sempre il nostro col guantino. Ci dà il ghiaccio, ci dà le liane per fare le corde, il molases, lì come si chiama. Vedete, ci dà il molases, ci dà la corda, ci dà le perle, ci dà l'osso e ci dà un po' di cosucce.
Invece con quell'altro abbiamo tutti questi oggetti, che alcuni sono sbloccati, alcuni no. Allora, e il ghiaccio ci ha dato anche il nero, quindi ci danno anche le pozioni, quindi ci danno tante cose, moltissime cose. Allora, questo qua da lavare è un po' più problematico perché, come vedete, lui si mette la mano davanti e si muove. Quindi dovete cercare di trovare il punto giusto perché sennò ogni 30 secondi si muove e vi scappa tutto l'ambaradan. Allora, adesso io ragazzi, insieme a voi, volevo forgiare, craftare delle bombe per farvi vedere cosa, come avevo fatto. Allora, io dovrei fare questa cos'è? Quello e quella. E come cazzo? E che bomba è? Allora, ragazzi, adesso facciamo una bella cosa. Le testiamo tutte. Allora, questo ci manca la lava. Perfetto, ci mancano anche i pistolini verdi. Allora, andiamo a prenderci i pistolini verdi. Ho fulminato tutto. No, non è possibile, non posso non averli. Ah, ok, mi sembrava strana la cosa. Dicevo io, ragazzi, no, non ho i pistolini verdi. E devo guardare. Non so se sono nei fiori. Esatto, ce li ho, perfetto. Allora, intanto ragazzi, però voglio andare a posare un po' di cose perché, allora, prima di tutto voglio vedere perché ci sono delle cose che possiamo buttare. Tipo la bedrock la possiamo eliminare perché ne abbiamo una caterva e mezza. Allora, la terra, la dirt la possiamo eliminare perché ne abbiamo una marea. La limestone la possiamo eliminare perché ne abbiamo una barca e mezza. Ok. Dovremmo più o meno essere a posto. Ok. Allora, adesso facciamo un attimino. Ah, ci serve la lava, vedi? Porca miseria, porca. Questa. Esatto. E facciamo 4 di questi. Poi andiamo giù. Andiamo qua. Faremo questa, che è quella blocchi corrotti. Ok. Ok, allora posiamo la lava. Posiamo la lava. Posiamo questo. Posiamo anche questo e questo. Perfetto. E andiamo a fare 4 di queste, perfetto. Adesso voglio provare questa, ragazzi. Ok, però prima di fare questa, io vi voglio far vedere anche queste. Questa qua, quindi ci serve la mineral water, liquidi. E ci serve il drop, questo.
Allora, andiamo a posare un po' di cosucce qua dentro, ragazzi, perché non ci sta più niente. Quindi, allora, facciamo così, così. Poi, così, così. Poseremo un bel po' di cosucce, perché intanto le poso qua dentro, perché poi, ragazzi, devo spostare. Quindi, allora, posiamo anche questo. E ci serve. Allora, fatemi vedere un attimino. Allora, questa la possiamo fare e vai. Poi ci servirà questa, che ci serve questa e l'acqua stagnante. Quindi andiamo qua, posiamo questo, posiamo la mineral water, prendiamo l'acqua stagnante e non mi ricordo. Scusatemi ragazzi, ma la mia memoria. Ah, ok, è il drop della nostra morte, praticamente, che è questo. Ok, facciamo questa, perfetto. Poi andiamo a vedere un attimino altro. Allora, per fare quella bomba là, ragazzi, che dicevo, che è questa, esattamente questa, ci servono sti due bestioli qua. Allora, andiamo un attimo qua nelle nostre ossa, posiamo questo, posiamo, non ce n'è più, no, perfetto, andiamo qua giù e posiamo questo. Poi facciamo che vedere. Allora, aspettate un attimo. Dobbiamo prendere pelle e gusci. Allora, pelle, dobbiamo prendere questa pelle qua. E di gusci, ragazzi, dobbiamo prendere questi qui. Allora, vediamo, vediamo. Pelle e gusci qua. Eccoli qua, ce li ho, ne ho pochissimi, però ci dovrebbero bastare. Possiamo farla. Così vediamo anche com'è questa bomba, perché non l'ho mai provata. La proviamo insieme, eh? Così vi faccio vedere un po' tutto quello che noi siamo andati a fare. Questa dovrebbe essere, ragazzi, un campo di forza. Non l'ho mai fatta, ma dovrebbe essere più o meno un campo di forza. E il resto dovrebbe essere più o meno delle cose un po' che abbiamo sempre usato. Questa una è per che ghiaccia. Questa, se vi ricordate, ragazzi, faceva il turbine di vento, praticamente. E vi volevo far vedere anche questa qua. Allora, intanto facciamo così, mettiamo questa qua, mettiamo questa, la mettiamo qua. Dov'è l'altra? Questa la possiamo mettere qua. Questa sì, la mettiamo qua. E questa, ragazzi, la mettiamo qua. Dovremmo essere praticamente a posto. Ok. Allora, andiamo un attimo qua fuori. Vi faccio vedere subito questa bomba qua, ragazzi. Questa qua. Allora, questa bomba qua, se io la lancio, non fa praticamente nulla. Non riesco a vedere. Non ho capito per che motivo. Non fa praticamente nulla. Allora, ragazzi, andiamo di qua. Apriamo, poi chiudiamo, perché i nostri piccolini se no scappano. Ok. Allora, qua c'è sempre il nostro orto, qua stanno spawnando altre bestiacce. Andiamo qua. E
e vi faccio vedere un attimino, vediamo un attimino cosa fa questa. Vedete? Avete visto? Esce fuori praticamente l'erba, però fuori dal nostro chunk loader. Ok? Se io prendessi questa, che è simile, avete visto? Ha cambiato praticamente l'erba vicino. Ma e se io la buttassi di nuovo, la cambia ancora. La cambia ancora. Ok, questa no. Ok. Ma e se io non ce n'è più. Perfetto. Allora, adesso ragazzi voglio provare. Vi faccio vedere una cosa, però io voglio andare molto più lontano perché... anzi, possiamo anche... fare una cosa, torniamo indietro. Allora, ragazzi, siamo qua. Andiamo dove stavamo andando prima, nella savana. Così vi faccio vedere come ho fatto tutto quello scavo, perché almeno voi capite come fare. Purtroppo su tante cose ho capito che non funziona il chunk loader, cioè col chunk loader non funziona. Allora, o devo stabilire io il costruttore, eccetera, eccetera, sulle cose, o non capisco perché. Allora, andiamo qua. Guardate, andiamo là vicino a quella montagna. Vi faccio vedere subito una cosa. Qui ragazzi c'è una montagna, ok? Allora, mettete il caso che io voglio farmi una grotta qua, ok? Allora, prima di tutto facciamo in questa maniera. Fatemi vedere, sì, c'è anche là, però noi facciamola qua. 1, 2, 3 e 4. E noi mettiamo là un cazzo. No, mettiamo questo. Vi faccio vedere subito. Così lo mettiamo. Poi con R e tasto sinistro del mouse lo ruotiamo. In questa maniera. Ok? Perfetto, vedete che lui si gira e fa questo sorta di scavo, ok? Ci va per forza un blocco, ragazzi, perché se no non lo potete fare. Quindi per partire da qua davanti dovete mettere quattro blocchi, l'altezza di quattro blocchi. Quindi mettete un blocco sopra l'altro qua e poi lo fate partire. Gli diamo via e lui fa lo scavo, avete visto? Come potete vedere, lui, vabbè, tralascia della roba che poi noi andremo a eliminare. Perfetto. Adesso, un'altra cosa che vi voglio far vedere, togliamo questo, con R togliete quello per ruotare le cose. Allora, facciamo così, selezioniamo questa, la mettiamo qua. E vi faccio vedere che potenza che ha. Allora, mi ha avvisato che sono passati praticamente. Guardate che caverna che ha fatto, ragazzi. Guardate che buco che ha fatto sta cosa. Ecco. Ogni tanto mi capita questa cosuccia. Non ho capito perché motivo, ma comunque ogni tanto mi capita. Adesso mettiamo quest'altra, che è un altro tipo, vedete? Ha l'orologio, andiamo. Guardate cosa sta creando queste bombe. Ragazzi,
stanno facendo delle cose impressionanti. Guardate che buchi che fanno. Abbiamo trovato perfino del gol. Quindi, ragazzi, quello che vi volevo far vedere erano queste cose qua. E poi abbiamo le bombe normali, tipo questa, ad esempio. E questa bomba qua, ragazzi, se noi la mettiamo e facciamo così, vedete, è una semplice di tipo dinamite che noi adesso ci spostiamo. E fa un buco, però non lo fa enorme come tutti gli altri. Come potete vedere, lo riduce di poco. Però comunque, ragazzi, questa è una cosa che si potrebbe fare per quando fate degli scavi. Avete visto? Guardate che buco. Con tre bombe cosa abbiamo concluso? Cosa abbiamo praticamente fatto? Avete visto? Una cosa assurda. Guardate che buco che abbiamo fatto. È impressionante la potenza di sta roba. Adesso io una cosa che volevo provare è questa bomba nuova. Allora, una bomba che volevo farvi vedere e che per farvi vedere io posso fare in questa maniera, mettendo questa. Ok. E questa cosa qua. Avete visto? Sono tipo delle bombe di luce. Esplodono e fanno queste luci. Vedete? Non sono luci grandissime, però fanno luce, come potete vedere. Ok? Adesso noi facciamo in questa maniera perché metterò delle nostre, perché dopo un po' vanno via. Ok? Quindi noi qua abbiamo poi del coal da venire a raccogliere, quindi questa la possiamo utilizzare, diciamo, come miniera, via un po' particolare. Adesso volevo provare, ragazzi, e la voglio provare di qua, quell'altra bomba, dopodiché poi ci salutiamo. Allora, proviamola, vediamo un po', c'è un punto, sì, proviamola a lanciare qua. Vediamo cosa succede, perché io questa, ragazzi, non l'ho mai provata. Cosa sarebbe? Non ho capito cosa fa se gliela tiro addosso agli animali. Non ho più. Non ho capito cosa fa se la tiro addosso agli animali, non ho capito cosa fa questa bomba, non ho capito niente. Boh, va bene, ragazzi, non so. Non so. Molto bene, allora torniamo a casa. Io vi ho fatto vedere più o meno quello che ho utilizzato per fare. E vi dico, ragazzi, che è velocissimo fare tutto. L'unica cosa dovete calcolare un po', perché alcune bombe vanno giù sotto 4 blocchi, alcune bombe vanno giù 5 blocchi, alcune 3 blocchi. Quindi dovete calcolare. Gli estrattori sono larghi 3 blocchi per 3 blocchi. Ok? Quindi voi dovete calcolare sempre 1, 2, 3 e metterlo al quarto. Calcolare sempre quello. Bene, ragazzi, facciamo una cosa, io qua vi saluto, come sempre, vi chiedo, mi raccomando, tanti bei pollicioni su e condividete i miei video, ok? Io qua vi saluto, come sempre un grosso bacione, un grosso abbraccio da Bibbia, ok ragazzi? Ciao, al prossimo gameplay.